In più ce ne sono state altre successive, ad esempio c'è una serie di procedimenti giudiziari per ricettazione di opere d'arte, e questa è una vicenda un po' da commedia all'italiana per certi versi, anche negativamente, ma anche con aspetti molto grotteschi, per la sottrazione di tele, per la ricettazione e il rinvenimento all'interno della San Raffaele, addirittura uno nell'ufficio di Don Derzè, di tele di dimensioni superiori ai 4x3 metri, cioè tele gigantesche, sottratte da chiese nel napoletano, tele del 5-600. Allora, ovviamente io do qualche dettaglio, però le vicende vanno lette nella loro integralità sulla carta per essere ripercorse in maniera seria. C'è un po' di tutto. Ecco. Soprattutto negli ultimi anni Don Verzé è stato associato in qualche modo al berlusconismo, anche per quella famosa celebre frase di Berlusconi, celeberrima frase di Berlusconi, che Don Verzé sarebbe stato un dono di Dio. In realtà questo dono di Dio di che tipo di complicità ha goduto? E soprattutto, per esempio, non so, l'arcivescovo di Milano Martini, col quale credo abbia anche scritto un libro, Don Verzé, ha dato sostegno a quest'uomo? Dunque, un capitolo intitolato L'ospedale dei potenti, in questa struttura e sotto l'ala di Don Verzé, per altre cose, sono passati molti esponenti di rilievo della nomenclatura politica, dei dirigenti politici nazionali. Ricordiamo Bettino Craxi, Presidente del Consiglio, e poi latitante alla Mamet. Ovviamente Berlusconi è una con presenza e con partecipazione fin dall'inizio della storia del Raffaele e quindi della vicenda pubblica di Don Verzé, al di là dello scambio di affettuosità reciproco. Ma il Ministro della Sanità Francesco De Lorenzo, frequentatore di Don Verzé, l'allora ministro degli interni negli anni 70, Gava, e così via. Al San Raffaele muore Vincenzo Balsamo, segretario amministrativo del PSI nella vicenda di Tangentopoli, e così via. Cioè, stiamo parlando di un ospedale che ha avuto sovvenzioni, prima di tutto protezioni ad altissimo livello, oggetto di in qualche caso di vicende giudiziarie, in molti casi di forti critiche politiche, ma veramente di rapporti a 360 gradi. Il San Raffaele è un ospedale ben visto nella Puglia del governatore Michi Vendola, è un ospedale trattato con i guanti nella Lombardia del governatore Formigoni, e questo dice tutto, insomma. Ecco, questo induce a pensare che per essere arrivato comunque a quel punto Don Verzé deve aver goduto di appoggi politici di tutti i generi, anche se i principali riguardano una parte politica. Si può dire questo? Ma assolutamente sì, anche se diciamo che la storia e la tremenda epopea, lo dico, questo aggettivo è dato perché la cronaca di questi giorni dice come sta andando a finire, nel senso che le sorti addirittura del San Raffaele sono messe in discussione proprio dalla spregiudicatezza di chi lo ha gestito, ovviamente in prima persona dello stesso Don Verzé. Sono state possibili fin dall'inizio solo per via di questa specificità e anomalia italiana, per cui prima sotto l'ombra e l'ala protettrice democristiana, per cui i ministri Valsecchi dell'epoca, pubblica istruzione, i ministri della sanità dell'epoca, eccetera, diedero la possibilità a una piccola struttura, una piccola clinica privata, come veniva pubblicizzata all'epoca dagli stessi giornali,
simpatetici con questa organizzazione, nota soprattutto per avere camere singole o al massimo con due pazienti, e perdonatemi la battuta, ma è esattamente quello che diceva la propaganda di San Raffaele, le infermiere in minigonna e nonché avvenenti, ha avuto questa, il passaggio da una piccola clinica con queste caratteristiche molto modeste e ancora incomplete a istituto di ricerca scientifica con corollario di grandissimi finanziamenti, cosa che non aveva praticamente nessun'altra struttura, cioè due soli grandi ospedali a Milano avevano questa denominazione e quindi la possibilità di accedere a finanziamenti. Questo già negli anni 70. Negli anni successivi è stato tutto un crescendo di questo. Che metodi ha attuato il San Raffaele rispetto ai dettami del cattolicesimo? Che tipo di situazioni si sono verificate dentro questo ospedale, che comunque possono balzare agli occhi di un fervente cattolico dedito alla pura ortodossia? Che tipo di valutazioni possiamo fare su questo? Allora, direi che in una battuta il San Raffaele è un tripudio evidentemente del diavolo e dell'acqua santa che coesistono. Io sono milanese e qualche volta mi è capitato di frequentare anche non da utente direttamente, ma insomma da parente di utenti, quella struttura. La prima cosa che colpiva già all'epoca era entrare all'interno della struttura e trovare dei cartelli che dicono: qui non si curano solo le persone, si curano le anime. Una salsa e un milieu religioso cattolico, stordente addirittura, che in anni successivi ha raggiunto l'apoteosi fino alla costruzione di una cupola con un arcangelo Gabriele alta decina di metri, e che qualcuno recentemente con una battuta ha detto che in giorni in cui non c'è foschia si vede direttamente dalla Svizzera, insomma, cioè un tripudio anche di megalomania cattolica evidente. Del diavolo, perché contemporaneamente questo era visibilmente il regno degli affari. Credi che in un momento difficile economico come questo la vicenda del Raffaele possa essere un danno per la Chiesa e soprattutto del Vaticano che è intervenuto per salvare questa realtà molto controversa? Che tipo di valutazioni possiamo fare sull'atteggiamento del Vaticano, che è intervenuto ultimamente su queste vicende? Allora, intanto direi che il primo danno lo fa alla collettività in senso più generale possibile, nel senso che farà un enorme danno dal punto di vista economico, perché questo è già evidente nei fatti, cioè si prospetta un buco di una dimensione storica eccezionale che dovrà essere in parte, si tenterà quantomeno, e qualcosa succederà da questo punto di vista, addossato alla finanza pubblica, quindi ai cittadini, alla gente che pure non ha contatti diretti, non ha nessun interesse diretto nella vicenda. Secondo, farà un danno alla salute dei cittadini, perché comunque risorse che sono state stornate da altre strutture sono state girate su una struttura che avrà dei seri problemi, come è già evidente nei fatti, eccetera. E questo prescinde ovviamente da i laboratori, la gente che invece in questa struttura ha fornito un impegno, eccetera, non c'entra assolutamente niente. Qui stiamo parlando di risultati di una spregiudicatissima operazione della durata ultra trentennale, ma con un'accelerazione negli ultimi anni sul piano finanziario, speculativo, affaristico. Dal punto di vista del Vaticano, il Vaticano ha una straordinaria tradizione di mettere uno stigma su cose che poi è pronta a recuperare nel momento in cui le possono tornare utili. Non voglio parlare d'altro, ma è la storia di Padre Pio. Padre Pio, che veniva considerato una specie di millantatore, favolista, da tenere molto a distanza da parte del Vaticano, diventa poi un santo della Chiesa Cattolica quando le sue proprietà sono recuperabili.